Tutti da Sandro Cane e qua vi presento il mio scherzo della natura, il muletto di mia moglie, perché vedete benissimo davanti a un 27.5, dietro a un 26, rispettivamente con davanti 2.3, dietro 2.2. Ok, la sella non guardatela, è lì provvisoria ed è installata anche male, è andata indietro, ma non ho né tempo e di giorno c'è un caldo micidiale, perciò non riesco a fare tante cose. Ok, il prossimo video tanto ci sarà la sella nuova, perciò le manopole nuove, i pedali nuovi e tutte e delle modifiche per renderla più credibile come bici. Ok, qua come vedete abbiamo questo splendido manubrio da 700 in carbonio della Balu Goe, okay. Ho un nome perfetto da ricordare, un rack qua davanti che, dove potete mettere borse e anche il caffè volendo, no? Una bibita fresca, pedali da dimenticare, Passac davanti e dietro, e davanti abbiamo le Innova Pro Transformers 23 e dietro le Maxxis Icon 22, ok? Abbiamo questo interessante portapacchi alla sella e tiene 5 kg, è leggero. Abbiamo i freni della Zoom idraulici con questo particolare attacco che potete togliere senza togliere le manette. E il cambio è un Senza RX10, l'ho regolato e funziona da Dio. Davanti la Snail 36 denti con gli XF, ok, va benissimo. Qua abbiamo un drop seat dell'Exa e vi ho detto tutto, mi sembra. Stavo perdendo la bici, però va bene, vi lascio qua perché comincio ad avere i tremoli. Ciao ciao, al prossimo video da Sandro Cane.